Ciao di Gugge, ben ritrovati la vostra, Andrink 1 su Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco. La scorsa volta abbiamo affrontato la Cloister Divinity School e ora dobbiamo dare un'occhiata in giro per la Cloister prima che arrivi la Epsilon ad affrontarci in una partita. O meglio, vogliono affrontare la Cloister ma noi siamo qui per difenderla. Ed è quello che faremo. Ok, dunque, dobbiamo dare un'occhiata in giro per la Cloister. Non so bene di preciso quello che bisogna fare perché non mi ricordo. Nonostante abbia giocato questo gioco un paio di volte, non mi ricordo assolutamente nulla di quello che bisogna fare quando c'è effettivamente da indagare in giro. Bisogna trovare Banyan, Scott Banyan. Banyan. Come? 300 anni di esperienza mi insegnano la conoscenza. Bla 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 bla. Vuoi passare una tecnica di... Oh. O meglio, passerei... Aspetta, voglio vedere una cosa. Tecniche, perché questa è una cosa importante. Allora, devo... Eccolo. Ariete Inazuma. Oh, posso scegliere il giocatore con cui farla, ma credo che Axel fosse l'unico disponibile durante la sessione di gioco della storia. Ok, quindi per il momento non possiamo fare nulla senza Axel. Però va bene. Ah sì, devo andare a trovare Banyan o Banyan. Io chiamo Banyan, non lo so. A volte mi esce Banyan, a volte Banyan, non lo so. Ma andiamo a cercare, dovrebbe essere qua fuori addirittura, credo che stia. Sì, sta qui fuori insieme a Celia. Che cosa sta succedendo qui? Celia, cosa? Shh, ascolta. Eccolo il mio super ultra iper fantastico tiro! Ah! Ancora una volta. Ma quello non è Banyan? Avrà provato quel tiro un centinaio di volte, ogni volta dicendo super iper ultra tiro. Proviamo ancora, questa volta ce la farò! Ma con quale palla? Certo che animazioni non ci voglio, non le volevano mettere animazione, troppo fatica, giustamente. Di sicuro non avremmo bisogno di lui. Mi chiedo se abbia mai giocato a calcio. In realtà è più forte di tutta quanta la Cloister, ma lasciamo perdere. Oh, siete ancora voi? Siete venuti a prendervi gioco di... ancora gioco di me? Perché devi fare sempre così? Non siamo qui a prenderti in giro. Su, non litigate. Banyan, perché ti stai allenando qui? Perché sul campo non me lo lasciano fare. Eh? Devi amare molto il calcio per stare qui ad allenarti tutto da solo. Io... Ah, queste non sono cose che vi riguardano. Andatevene, perdo la pazienza. Convinto. Aspetta, sei troppo vicino al pallone, devi prendere un po' più di rincorsa. Zitto, so quello che faccio. Mi hai fatto perdere la concentrazione con le tue chiacchiere. Ti do un consiglio. Ah, perché non ci riesco? Così non ce la farei mai. Però, guarda come si muove velocemente. Che cosa intendi dire? Hai detto che ha provato questa tecnica un centinaio di volte, eppure non ha neanche il fiatone. Questo è vero, ma... Sì, adesso che me lo fai notare, la sua velocità si è mantenuta costante. Questa volta devo farcela. Forse è davvero delle abilità che potrebbero essere utili alla squadra. Banyan, che cosa vuoi? Vieni con me dal capitano Kick. Dobbiamo mostrargli cosa sei in grado di fare. Che cosa hai in mente? Penso che la tua squadra ti abbia sottovalutato. Sono convinta che se ti vedessero giocare ti chiederebbero di unirti alla squadra. Allora sei sorda, non mi lasceranno mai poi mai giocare con loro. Oh, ora è tutto chiaro, hai paura. È comprensibile. Cosa ti sbagli di grosso? Io lascerò tutti di stucco con le mie super tecniche. Ah, allora gli farei vedere di cosa sei capace? Non preoccuparti, io, Mark e gli altri saremo qui a fare il tifo per te. Cosa? Andiamo! Prendi decisioni per conto nostro. Va bene. Scusa, Mark, ma quando si mette in testa qualcosa non c'è modo di fermarla. Non mi sorprende. Avrà sicuramente preso da te. Credi? Ehi, voi due, sbrigatevi! Cerca Crane e mostragli le abilità di Banyan. Ok. Dunque, il capitano Crane Kick, calcio della crusta, va qua. Anche perché stiamo tutti quanti qui. Hai già liberato la tua mente, Mark? Oh, Banyan. Capitano, vorrei che facessi caso a Banyan mentre si allena. Mentre si allena? Sì, voglio che osservi le sue abilità. Riesce a provare una tecnica un centinaio di volte e non gli viene neanche il fiatone, non è incredibile? Ho capito. Banyan,
questo è sicuramente un altro dei tuoi scherzetti. Cosa? Non ti permetterò mai di giocare su questo campo, neanche per fare allenamento. Ora fai quello che ti ho detto e continua le pulizie. Ehi, non stai esagerando un po'? Visto? Ve l'avevo detto che non mi avrebbero mai lasciato giocare. Aspetta, Scott! Che testardo. Sì, praticamente lui si allena pulendo ed è... Nell'anime è una scena abbastanza carina, qua non si vede nulla praticamente. Scott, che stai facendo? Stai andando ad allenarti? Dove pensi che vada? Vado a pareggiare i conti. Non faccio altro che pulire questo posto, giorno, notte e giorno. Faccio vedere cosa succede a chi si prende gioco di me. Vediamo, devo trovare un modo per fartela pagare. Che trappola posso usare? Non fare lo sciocco, Scott. Cosa pensi di ottenere comportandoti così? Non mi stupisce il fatto che non ti facciano giocare. Taci! Nessuno ha chiesto il tuo parere. Questa è una vendetta che sto mediando da tempo contro tutti quelli che mi hanno deriso. Che stupidaggini. Pensi che i tuoi scherzetti possano risolvere qualcosa? Devi essere superiore a queste cose. L'unica rivincita è mostrare a tutti il tuo vero talento. Tu fai parte di una squadra, giusto? Andiamo, Scott, allenati con noi. Potenza le tue abilità e lasciare di tutto di stucco. Ti darò io una mano. Non vedo perché dovrei unirmi a voi. Ah, ora capisco. Sei così spaventato che non vuoi nemmeno provarci. Non è vero. Va bene, mi allenerò. Questa volta gliela farò vedere io. Così mi piace. Dai, iniziamo. Sarà sincera, a tirare sei una frana. Non potrei mai fare l'attaccante. Però credo che saresti un buon difensore, e lo è. Ai, e adesso tu saresti tu il mio capo? Ai, è tipo... In inglese come parlavano una volta, tipo per dire ai, sì? Ai. Sembra che Sally se la stia prendendo a cuore, vero Jude? Sì. Quando eravamo in orfanotrofio, gli altri bambini erano prepotenti con lei e non la lasciavano giocare con loro. Penso che Benjamin arrivi da se stessa e sente bisogno di prendersi cura di lui, come io ho fatto con lei. Ma qui non si tratta di prepotenza, vero capitano? Le pulizie e tutte queste cose fanno parte dell'allenamento, dico bene? Mi ha letto nel pensiero. L'ho capito appena l'ho visto correre. Molto perspicace. Tutte le attività a cui sottopongo Benjamin sono finalizzate a potenziare le sue abilità. E ovviamente sono perfettamente consapevole delle sue capacità. Una volta gli ho concesso di allenarsi con noi, come tutti gli altri membri della squadra, ma me ne sono pentito. Tutta colpa del suo caratteraccio, si innervosiva per un non nulla. Come quella volta che ho aspettato a passargli la palla. Si è infuriato e mi ha accusato di averlo fatto apposta, era fuori di sé. Quindi ho pensato che un po' di allenamento individuale gli avrebbe inculcato la disciplina di cui era così carente. Ma lui è convinto di essere una vittima. Ha difficoltà a cooperare con gli altri. Non riesce a fidarsi del prossimo, non mi stupisce, visto quello che gli ha fatto la madre. Sarebbe a dire? È stato 10 anni fa. Scott era ancora piccolo e aveva vissuto lontano da lei la maggior parte del tempo. Poi un giorno riapparve. Sicuramente non stava nella pedalata di rivederla, ma lei l'ha abbandonata alla stazione ed è sparita. Di sera sono arrivate le guardie a prenderlo, ma lui era irremovibile e stava ancora aspettando sua madre. Quando è arrivato qui alla Cloister era molto diffidente, non avrebbe permesso a nessuno di spezzargli il cuore un'altra volta. Adesso capisco. Ci sono molti bambini come Banyan in questa scuola. Alla Cloister alleniamo il corpo e la mente dei nostri studenti per permettergli di affrontare le sfide della vita. Sbagli, fratellone? Non sbagli, fratellino. Ma Banyan non è pronto per giocare su un campo da calcio. È ancora troppo immaturo. Spero che questa spiegazione vi aiuti a comprendere le nostre motivazioni e la nostra linea di condotta. Capisco il vostro punto di vista, ma non approvo comunque i vostri metodi. Mark. La sua passione per il calcio verrà sprecata se si limita a pulire la scuola. Forse starà anche imparando, ma lo fa in modo meccanico e senza entusiasmo. E questa non è la mia idea di calcio. La tua idea di calcio. Ti prego di dargli un'altra possibilità. Gli farò capire che non deve più perdere le staffe in quel modo. Tu sei una persona molto particolare, Mark. Perché dedichi tutto questo tempo a un perfetto sconosciuto? Come credete che si senta una persona quando non può giocare a pallone nonostante sia il suo più grande desiderio? Stai pensando a Steve e agli altri? Va bene, accoglierò la tua richiesta, ma una condizione. E sarebbe? C'è un individuo sospetto che si aggira per Kyoto, gli abitanti ci hanno chiesto di scovarlo. Questa me la ricordo, sta parte. Un individuo sospetto? Sì, sta creando problemi a tutti qui in città. Ne sono già lamentati molti, dovete prenderlo, così saranno tutti più tranquilli.
Corre molto veloce, neanche la polizia riuscirà a prenderlo. Sbaglio, fratellone? No, sbagli, fratellino. Vorremmo occuparcene noi, ma non possiamo. Dobbiamo rimanere qui e attendere l'arrivo dell'Alius Academy. Allora, che ne dite? Ci darete una mano? Io in cambio vi darò Benyan il permesso di giocare sul campo da calcio. Ok, noi troveremo questo individuo e voi manterrete la vostra promessa. Bene, questa parte è davvero semplice. Non mi ricordo neanche se c'è da affrontare un giocatore. Cioè, se c'è da affrontarlo, il giocatore in questione, ma dobbiamo solo trovarlo. Cosa? Dobbiamo cercare lo spettacolo che sta creando scompiglio a Tokyo. E tutto per far giocare Benyan a pallone. Non capisco perché dobbiamo darci così tanta pena per quel piantagrane. Oh, io ancora in bocca il gusto delle sue polpette di riso piccanti. Quindi, Mark, la tua intenzione è quella di dare a Benyan l'opportunità di giocare a calcio come gli altri. Sì, ma l'arrivo dell'Epsilon è imminente. Dove lo troviamo il tempo per una caccia all'uomo? Dovremmo allenarci fino all'ultimo momento. Secondo me ti stai preoccupando troppo. Per niente, sto cercando soltanto di essere realista. Nathan. Ok, andate a cercare questo tipo misterioso. Io ho tempo fino a stasera per trovarlo. Gli altri continueranno i loro allenamenti. Ma allenatrice. Grazie allenatrice, Scott sarà riconoscente. Non è che avessi molta scelta, non possiamo stare qui a discutere. Non giova allo spirito di squadra. E poi Scott Benyan sembra avere delle capacità notevoli. Ben detto, andiamo a cercare questo tipo misterioso. Dobbiamo raccogliere informazioni su di lui. Io provo ad andare direttamente nel posto che appunto è quello giusto. L'obiettivo è cercare l'individuo, non raccogli informazioni sull'individuo. Un momento, Xavier, sei tu? Oh, ciao Mark. Lo conosci? Certo, siamo amici. Ma quando mai? Non avrei mai immaginato di trovarti qui a Kyoto. Che ci fai qui? Sono venuto a cercare una cosa. A cercare una cosa? Sì, ho saputo che adesso si trova a Kyoto. Ma sono sicuro che con voi mi divertirei di più. A quanto ho sentito stai dando la caccia a un tipo misterioso, posso venire con voi? Ma certo, vieni pure. Come? Come lo sai che stiamo cercando un tipo misterioso? Probabilmente lui sa già di chi stiamo parlando. Eccolo, infatti, Frost, come fa a sapere che stiamo cercando un uomo misterioso? Allora, dovrebbe essere praticamente qui dietro. Non puoi passare da qui, lo troverò da solo. Che cosa? È un segreto. Allora devo cercare un po' in giro? Devo chiedere alle persone se l'hanno visto? Davanti al negozio? Sì. Ok, quel tipo misterioso, ok, va bene. Tutti quanti mi danno indizi su dove trovare l'uomo misterioso. Ok, questa è la mamma di quel ragazzino che stava lì alla stradina a cercare l'uomo misterioso. E levati, agente di polizia ingrato. Che cosa volete? Volete sapere quello che faccio, eh? Ok, ve lo svelerò, ma mi raccomando, dite alla mia madre. Voglio assolutamente catturare questo tizio che sta creando scompiglio. Sì, voglio cercarlo io, levati. Lascia fare a me, oh. Tu chi sei? Qui non c'è più bisogno di te. Può andartene a casa ora, forza. Non c'è più bisogno di te, esatto. Ma casa sua non era dall'altra parte. No, non era dall'altra parte. Ok. Grazie. Clack, clack. Dove è andato? Da quella parte. La faccia familiare, eh? È scappato. Accidenti, è veloce. Ci penso io, capitano. Scende più veloce, sì. Ti ho preso, amico. E adesso... Eh? Sean, che cosa... Tu! Janus, che cosa ci fai qui? Allora sei tu quello che sta causando tutto questo scompiglio. Quindi il tipo misterioso sarebbe Janus? Chi siete voi? Cosa? Chi crede di prendere in giro? Sai benissimo chi siamo. Io sono Mark Evans, il capitano della Raimon, tu sei quello che ha distrutto la mia scuola. La Raimon? Il nome non mi è nuovo. Il mio nome è... Oh, il mio nome...
non me lo ricordo. Mark, magari... Credo che l'Alius Academy l'abbia punito per aver perso contro di noi privando della memoria. È terribile. Come hanno potuto arrivare a tanto? È già orribile usare il calcio con scopi malvagi, ma... fare una cosa simile a un compagno di squadra, a un amico. Alius Academy, la pagherete cara per questo! Non capisco perché gli scaldi tanto. Non che già non si fosse particolarmente simpatico, ma... Mark, non avvicinarti troppo. Janus, non riesci neanche a ricordare chi sei. Non credo proprio che tu sia in grado di fare danni. Ascoltami, devi andartene da qui. Vai in un posto sicuro. Posto sicuro. Janus, prendi questo. Questo, che cos'è? È un pallone da calcio. Tu sei bravo in questo sport, ti ricordi? Perché non giochi con noi qualche volta? Giocheremo tutti insieme, ok? Insieme... sì, qualche volta. E ora siamo tornati nello spazio? Mark, lui ha distrutto la vostra scuola, lo lasci andare così? Come puoi perdonarlo dopo quello che ha fatto? Lo so, ma lui non è più lo stesso Janus di prima. Forse ora che è cambiato possiamo diventare amici. Il calcio potrebbe unirci invece che dividerci. Sei troppo fiducioso, Mark. E credo che lo recluto Janus, comunque sia. Beh, sono d'accordo con Mark. Se vogliamo soffiare Janus a uno dei suoi amici, dobbiamo parlare all'allenatore Hillman. Non capisco. Ora posso reclutarli. Bene. Ma era... no, non può essere. Salve, allenatrice. Ah, è già ora? Allenatrice, si sente bene, la vedo pallida. Sto bene, non ti preoccupare. Sì, è l'ora di ritornare all'allenamento. Ehi, dov'è Xavier? È sparito come al solito? Dobbiamo ritornare alla cluster di Nint e dirgli che non devono più preoccuparsi del tipo misterioso. Sì. E ora Scott potrà giocare sul campo da calcio con i suoi compagni. Torniamo alla Cluster Divinity. Non sarà mica a chi penso io. Ho appena detto Xavier. Tu conoscerai un certo Xavier Foster, no? Si trattava di Janus. Fai rapporto alla Cluster, ma prima devo andare sull'autobus in Azuma con Sofia Talenti a prendere Janus, per l'appunto. Eccolo! Prima non c'era. Ma vabbè. Iniziamo con la partita, così almeno posso affrontarlo, reclutarlo e via! Non farti fare gol, ok? Ebbene, abbiamo vinto, quindi penso che ora si recluti. Alcuni richiedono anche più sfide, però... ok, quindi c'è un'altra sfida per lui. Ottieni un vantaggio di 2 gol? Oh mio Dio. Sì, bene. Potrebbe esserci un'altra. Alcuni anche 3 sfide richiedono. Ora ricordo, sono Janus, tu sei Mark, Ivan, sei meglio questo pallone. Non si chiama Jordan normalmente. Ad ogni modo sono tranquillo con il livello, perché sono davvero alto di livello e quindi non ho alcun tipo di preoccupazione per sconfiggere la Epsilon. O comunque sia tenere le teste in questo caso. Ecco Scott. E cosa sta succedendo? Gli altri sembrano arrabbiati. C'è qualche problema? Beh... Benjen ha cercato di rubarvi gli appunti segreti. Come? Come si è permesso? Che canaglia! E proprio mentre noi stavamo cercando di aiutarlo. No, no, avete frainteso, li stavo soltanto prendendo in prestito. Hanno subito tirato le loro conclusioni. Zitto, ladro! Un momento, non si può accusare una persona di furto senza prove. Se lo trovano con gli appunti in mano... Scott, abbiamo scoperto l'identità del tipo misterioso. Questo significa che ora puoi giocare sul campo. Mi fa molto piacere per te. Quindi volevate davvero aiutarmi? Pezzetto di cacca che è. All'inizio è un pezzo di merda. Scott, Mark è sempre sincero. Puoi avere fiducia in lui. Fiducia. Dov'è mia mamma? Povero bambino, sono ore che aspetta la sua mamma. Non mi fidavo di lei e lei mi ha abbandonato. La gente in cui riponi fiducia ti abbandona. Ma tua madre è una troia, ok? E questa non la censuro. Non voglio più sentire un'altra parola. Scott butta via gli appunti segreti. No, che si sporcano con la terra lì. Sì, 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 sì. E anche i vostri appunti.
ma bello potente poi. Ah, e perché l'hai fatto? Monello impertinente, siamo molto delusi da tutto quello che abbiamo fatto per te. Quegli appunti sono stati scritti dal nonno di Mark, il suo grande eroe. Io come facevo a saperlo? Ma non devi farlo a prescindere. È proprio un bel furfante. Mark, da un'occhiata agli appunti, sono tutte tecniche che si usano in difesa. Pensi che l'abbia fatto perché gli ho detto che potrebbe essere un buon difensore? Forse li stava semplicemente usando per allenarsi. Lui adora il calcio così tanto che non ha resistito alla tentazione. Guardate, guardate, qui c'è scritto qualcosa. Ho preso in prestito gli appunti segreti, non arrabbiate, ve li restituisco appena possibile. Qui c'è la sua firma. Allora non volevo rubarli, l'importante è che l'abbia scritto. Se l'avesse scoperto 5 minuti fa... Bene, ci siamo comportati bene. Però lui è seduto sull'autobus senza neanche chiederci permesso, è comunque colpevole. Veteran stava dormendo. A dire il vero, il permesso l'ha chiesto a me. Signor Veteran, mi ha promesso che avrebbe pulito l'autobus se l'avessi fatto entrare. Ha fatto un ottimo lavoro. Ora che me lo fa notare. Scott, vado a cercarlo. Ci siamo. Sono arrivati. Mi dispiace, ma la risposta sarà sempre la stessa. Non giocheremo contro di voi, vi prego di rinunciare a questa idea. Rinunciare? Non penso proprio. Silenzio, Fedora. Fedora? Fedora era una che veniva in vacanza qua vicino a casa mia. Basta con discussioni. Distruggete questo posto. Sì, Lord Valin. Zell. Cosa? Cos'è successo? Hai visto anche tu il pallone nero? Sbaglio, fratellone, non sbaglio. E basta con questo sbaglio, io non sbaglio. Allora volete giocare o no? Giocheremo noi al loro posto. Non abbiamo altra scelta, giochiamo. Prima... No, noi non giochiamo anche a costo che ci distruggono la scuola. Ok, giochiamo. Ma perché? Capitano! Sì, proprio come pensavo. Maestro, perdonaci per la nostra debolezza. Abbiamo permesso al cuore di governare con le nostre menti. La classe riuscirà a sconfiggere l'Epsilon, vero Mark? Dimmi di sì, ti sembra possibile? Ora scopriremo di cosa è veramente capace l'Epsilon. Coraggio, non esitate! Gli armi malvagi devono essere puniti e noi saremo uno strumento di giustizia! What a... Ascoltate, fate esattamente come vi dico. Sì, Lord Valin. Non vedo l'ora di annientarli. Non potevamo fare altro che osservare lo scontro tra la Cluster e la Epsilon. La potenza dell'Epsilon era schiacciante. L'ultima era davvero... Mua proprio! Bella! Fiatone. Guardali! Sono così forti, così potenti! Ti piacciono, Nathan? La partita contro la Gemini Storm a confronto era una passeggiata. E questo Dvalin è un grande leader. La loro formazione è perfetta. Che precisione! Non hanno punti deboli! Fino a che non ci alleniamo per sconfiggerli. Sì. Si davano tante aree, tante di quelle aree che non volevano farmi giocare, ora guardali. Però spero che stiano tutti bene. Beh, chissà perché non riesco a smettere di preoccuparmi per loro, dopo tutto quello che mi hanno fatto. Vergogna, siamo una vergogna. Fratellone, fratellino. È tutto quello di cui siete capaci. Mi viene da sbadigliare. Pensavo che tra tutti voi ci sarebbe stato almeno un giocatore in grado di farmi divertire. Ora. Avete perso e ora distruggeremo la vostra scuola. Un momento! Non è ancora finita, giocheremo contro di voi. Mark,
Guarda, guarda, la Raimon Junior High. Mark, stai attento, queste creature sono senza anima. Niente paura, andrà tutto bene. Voi siete stati l'unica squadra ad aver sconfitto la Gemini Storm. Ma se pensate di sconfiggere anche noi, vi illudete. Questa è l'offesa capitale. Scott, sei tu, vero? Sei venuto a giocare contro l'Epsilon per vendicare la tua squadra? Beh, io... Ragazzi, dovremmo permettere a Scott di unirsi alla squadra. Eh? Cosa? Possiamo prendere Scott nella squadra, vero allenatrice? Mamma, io... Di che cosa paura, Scott? È la tua grande occasione, ma... So che ce la puoi fare, Scott, ho fiducia in te. Ho già sentito questi discorsi, sono solo parole. Anch'io ho fiducia in te, Scott. Veramente? Scusa se ho dubitato di te, Scott. Avrei dovuto darti ascolto. Anche io devo chiederti scusa. Io ho fiducia in Mark e se lui ha fiducia in te, allora ce l'ho anche io. Proprio... Non ha fiducia in Scott, allora. Non è... Tu hai fiducia in quello che dice Mark, ma... Non è vero. Non hai fiducia in Scott. Non crediamo sul sentimentale. Comunque, devi credere in quanto ti dico che tutti hanno fiducia in te, Scott. Fiducia? Voi credete in me? Ok, è deciso. Benvenuto nella squadra! Cosa? Io... Va bene. E mi ricordo anche come finisce la prima sfida contro l'Epsilon. Siete tutti pronti? Certo, non ci arrenderemo di sicuro adesso. Io ho un po' di paura, ma farò del mio meglio. Aprite bene le orecchie. Vi concederò un po' di tempo per prepararvi. Crogiolatevi pure in attesa della vostra inevitabile sconfitta. Ma se tenterete di fuggire vi annienteremo. Non abbiamo nessuna intenzione di scappare. Anzi, non vediamo l'ora di sfidarvi. Giusto, prepariamoci per la partita. Ci sarà da divertirsi. Invece no, perché finirà molto presto. Ora faremo una cosa molto facile. Allora, mettiamo intanto Janus al posto di questo tizio qua. E Scott al posto di Bobby. Ora è normale, ora è incacchiato. Ora è normale, ora è incacchiato. Mettiamolo turbina rotante. Perché è quello che ci serve da fare per sconfiggere appunto la Epsilon. Vai, parla Mark. Quindi ora mi chiederà di mettere Scott in squadra, ma siccome ce l'ho già messo, non me lo chiederà. Che la partita abbia inizio. La Raimon Eleven, la squadra che ha battuto la Gemini Storm. Mi auguro siano abbastanza bravi da farci divertire. Raimon, ascoltatemi. Avete sconfitto la Gemini Storm. Complimenti. Renderemo onore alla vostra forza affrontandovi per 10 minuti. Conoscerete la potenza dell'Epsilon. 10 minuti? Sì. Perché saranno più che sufficienti. No, Scott lo sposto, lo metto al posto di Jack. Così finisce prima la sfida. Almeno prendo blocco subito la palla. No, mi serviva che la prendeva, che prendesse possesso, mi serviva. Devono rubarla e farla. Devo bloccarli con Scott, devo bloccarli però. No, così non va bene, non va bene affatto così. No, così non va bene. No, anche mi fanno gol, non importa. State solo perdendo tempo. Allora lo rimetto un po' dietro, visto che a quanto pare è andata un pochino. Sta un pochino più dietro. Sono riusciti a passare tutta quanta la formazione. Ok, loro vengono. Ok. Però se loro perdono tempo con queste tecniche.
A 10 ci arriviamo subito, a 10. Quindi... Ok, ora dovrebbe, forse si attiva da solo l'evento, non mi ricordo di preciso. Mi ricordo che finiva quando appunto usavamo la turbina rotante con Scott, appunto. Vediamo un po'. Voi rinati il calcio, insultate i vostri stessi compagni. È sbagliato, se non riuscite a capire questo, gli inutili siete voi. Osa alzare la voce con noi, ma cosa? Ma chi sei tu? Ma vai via! Stai andando alla grande, Scott, sei riuscito a stare perfettamente a passo con il resto della squadra, eh? Oh, certo! Dvali, mettiamo fine a questa storia. Attendiamo un tuo ordine. No, divertiamoci ancora un po'. Dvalin, mi sto davvero divertendo a giocare con loro. Vai, sì, dai, dai, che c'ho voglia di farvi il culo. Devi morire, Eric, maledetto. Oh, vai. Oh yeah. Eccolo qua, e infatti. Scott, ha rubato il pallone! Ce l'ho fatta! Bravo Scott, sapevo che non ci avresti deluso! Ben fatto Scott, rimontiamo! Che ti ridi? Interessante, mi sto davvero divertendo! Si sta prendendo gioco di noi! Chiedo scusa, a quanto pare abbiamo sottovalutato le vostre capacità! Missione compiuta! Soldati dell'Epsilon, ritirata immediata! Lord Valin, perché? Ascoltatemi attentamente, Ramon Junior High. Non siete ancora all'altezza. Vi daremo altro tempo per allenarvi. Così potremmo vedere davvero chi è più forte. Ci affronteremo di nuovo e lo decideremo una volta per tutte. Che cosa hai detto? Che cosa hai in mente? Bye bye! Niente male, Mark. Non abbiamo giocato una partita intera, ma abbiamo visto abbastanza per capire che l'Epsilon è incredibilmente potente. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Dobbiamo allenarci duramente e rinforzare la squadra. Almeno siamo riusciti a impedire che la Cluster Divinity venisse distrutta. E tecnicamente non abbiamo perso. Wow, sono proprio un talento naturale, non trovate? È grazie a me che quegli alieni se la sono fiegata con la coda tra le gambe, vero? Sono terrorizzati da me, sì! Guardate come si pavoneggia! Bravo, Scott! Che velocità, a un certo punto mi è sembrato di vedere doppio. A quanto pare tutte queste bulezie hanno dato i loro frutti. Eh? Che cosa stai insinuando? Quello non era allenamento, volevo solo finire prima possibile, tutto qui. Oh, beh... È comunque aumentato la tua velocità. Mark, dimmi, vuoi che una su della difesa come me vi aiuti a salvare il mondo? Certo, saremmo felici di averti... Aspettate! Benjen è ancora in fase di allenamento. Sbaglio, fratellone. Hai rotto le palle. Voi non vi impicciate, impiccatevi, casomai. Siete solo invidiosi. Ascolta, Benjen, hai fatto un ottimo lavoro, ma stai facendo il passo più lungo della gamba. Secondo me saresti solo di impiccio alla squadra. Aspetta un momento, Crane. Dica pure, allenatore. Mark, voglio farti una domanda. Come capitano della Raimon, saresti disposto a prendere con te questo giocatore in erba e allenarlo? Potrei disporne a tuo piacimento, puoi fargli pulire l'autobus o spolverare. Ma, allenatore... Beh, questa è una grande responsabilità, ma... Ok, puoi contare su di noi. Sì. State sicuramente contenti di liberarvi di me. Tieni, Scott, un piccolo regalo per te. Ma questa non è... È la divisa della Cluster Divinity. Come vedi, non abbiamo ancora messo il numero sulla maglietta. Unisci della Raimon e cerca di aiutarli nella loro missione. Se al ritorno dimostrerai di essere maturato nella mente e nello spirito, sarai ammesso a pieno titolo nella squadra. Allenatore... Che poi alla fine non ci va perché viene con noi sul terzo, viene nella squadra della Inazuma Japan. Buona fortuna, Scott Benjen.
Il maestro non c'è cascato, ma lui sì. È una trappola. Grazie di tutto, scemo. Pure scemo lo chiama. Ok ragazzi, ritorniamo tutti sull'autobus. Ti arrivo ultimo arrammollito? Non è giusto. Le cose stanno facendo sempre più interessanti, non trovi, Mark? Già, mettiamola così. Sarebbe da metterla su un altro piano, ma Mark dice va bene, mettiamola così. Dentro di te ci sono risorse di cui non sei ancora consapevole, Mark. Non dimenticartelo mai, ti potranno tornare utili durante il tuo viaggio. Dvalin, ho sentito che la vostra partita contro la Raymond Eleven non è terminata con una vittoria. È inammissibile! Allora? È stato divertente giocare contro di loro? Taci. Già, sarebbe meglio se ce ne occupassimo noi, non credi? Scusate tanto se ho urtato la vostra sensibilità. Non dimenticare che la battaglia tra noi non è ancora finita. E c'è dell'altro, non so dove passi il tuo tempo, però ti avverto. Sarai anche uno dei prediletti del nostro signore, ma tra poco non potrai più fare le cose di testa tua. Lo terrà presente? Dvalin, al resto penseremo noi. Il nostro signore ha già preparato tutto per la prossima fase. Sbrigati, Sanford! Ha mandato di nuovo i suoi amici a cercarci, ma non si arrendono mai. Sicuramente hanno la guardia alzata. Questo significa che le informazioni che avevamo erano corrette. Lui si trova a Ime. Che cosa ci fa qui? Cosa avrà escogitato questa volta? Non lo so, ma lo prenderemo prima che abbia il tempo di agire. Sono qui! Basta con le chiacchiere. Ehi, che cosa? Dai, veloce! Non si saranno spinti a tanto. Da quella parte, prendeteli! Presi malissimo. Ray Dark torna con l'Absolute Royal Academy e alcuni giocatori inattesi. Ma come reagirà Jude? La risposta è nel prossimo capitolo, Il Ritorno di Dark. Te la faremo pagare, Ray Dark! Questo è sicuro. E finisce anche questo capitolo, mio Dio. Wow, un bel capitolo. E sinceramente la partita contro la Epsilon per fortuna non era da fare intera, questo me lo ricordavo. E abbiamo reclutato Scott Banyan, o meglio, è venuto per forza in squadra con noi. E sono contento di questo. Almeno abbiamo un nuovo giocatore, un nuovo difensore. Ho reclutato anche Janus, appunto, che comunque sia è stato molto utile, sarà molto utile, non è stato, sarà molto molto utile alla squadra. Quindi oggi, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche il capitolo 5 di Nazum Eleven, Due Tempeste di Fuoco. Vi ricordo che in descrizione, come sempre, c'è il link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!